Madonna. Buondì, oggi è giovedì, ho la borsa dalla palestra perché non sto andando ad allenarmi in realtà, ma sto andando a fare qualcosa di nuovo. Qualcosa a cui stiamo lavorando da un po' di mesi, non ve ne ho ancora mai parlato, ma finalmente ora sta prendendo forma e presto uscirà. Mettevamo un cartonato e ero uguale. Il segreto è guardare dritto. Vedo, no. Sto, fai cagare. Io non lo facevo così. Uguale, no. Eri lì. Andiamo, no? Sì, dai, sì, va bene, sì. No? Dai, sali, va. Lo sapevo. Ciao. Finalmente a casa, come avete visto dall'orario, sono le 19:20, ma avete visto anche che siamo dodicesimi su tendenze. Vi rendete conto che quasi ogni video che sto caricando negli ultimi 2 mesi va in tendenza? Pazzesco! Cioè, vuol dire che questo è uno dei 50 canali più influenti in Italia. Tanta roba, tanta roba. Comunque oggi in palestra abbiamo girato tutta una serie di video perché stiamo per lanciare qualcosa di grande, qualcosa di strafigo per tutti coloro che vogliono mettersi in forma o che vogliono allenarsi, sia per la moto ma sia anche per essere allenati, per avere un bel fisico, insomma, di tutto. Non vi spoilerò altro, però a brevissimo uscirà qualcosa di veramente figo. Detto questo, ho tutta la roba da preparare per domani e devo sbrigarmi perché poi alle 9 sono in diretta su Twitch. E la cosa bella di questo weekend è che non devo preparare solo la roba da auto, ma anche quella da moto. Ah, mi sono dimenticato di lavare gli interni. Ok, a questo punto l'ultima cosa che manca è l'attrezzatura video. Madonna raga, sono carico come una bomba. Sono carichissimo anche perché qua dentro c'è il casco nuovo che mi ha fatto Nick. Io devo dare la roba a lui. Sì. Ok, siamo arrivati un po' tirati. Adesso devo fare un briefing, mi pare. Credo. C'è una DTM qua sotto che sta scaldando il motore. Oddio. Ok, briefing finito. Raga, non potete capire quanto sono carico. Sto impazzendo. Sto diventando scemo. Vedo l'ora di andare a vedere il bolide. Dov'è la macchina? Dov'è? Madonna. Voi lo sentite questo rumore di DTM che girano? Ah, c'ho la pelle d'oca. Mi vengono i brividi. Ballo. Intanto siamo arrivati nell'area del TCR, come si può vedere da tutte le bandierine che ci sono presenti in giro. Qua ci sono tutte le macchine. Sto cercando la mia. Mia. C'è quella con cui corro io. Dov'è? 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 Bam! Madonna raga! Anna, sei bella! No, vabbè. Cioè, ma avete visto che mezzo? Sto male, è troppo bella. Troppo bella. Intanto mi sono cambiato maglietta perché stavo pezzando. Non fa tanto caldo, però fa caldo. Comunque quella che vedete alle mie spalle è l'hospitality del TCR. E dentro c'è il buon Nicolas che mi aspetta col casco. Vedo l'ora di vederlo. Allora? Vi ricordate che nella gara delle Predator avevo il casco da auto bianco? Ciao ragazzi. Un pilota forte come NASCAR, abbiamo tirato tutto per le moto, tocca tirarlo anche per le macchine, Madonna. No? Madonna! Lo facciamo aprire a lui. Io l'ho già visto su Instagram, ma dal vivo un'altra roba. Siete pronti? Oh! Sbam!
te sei un artista. È venuto benissimo. L'abbiamo deciso in 448 subito, due giorni, abbiamo deciso la grafica e l'abbiamo fatto. Abbiamo. Ho deciso la grafica, però l'abbiamo fatta vedere. Cioè, la fa lui ogni volta me lo manda, mi fa come ti sembra. Dico, boh, non so cosa dirti, è strafigo. Volevamo farlo come quello delle moto. Poi dopo abbiamo detto, no dai, dobbiamo fare una roba diversa che però richiami comunque stessi colori, stesse linee, però una roba un po' diversa. Quindi abbiamo fatto un insieme ed è venuto, secondo me, veramente veramente bello. No, ma poi la scritta Nazca sulla visiera è una roba spaziale, che in moto non lo puoi fare perché in moto, cioè, la testa la muovi tutta così, quindi ti serve un campo visivo enorme. In auto invece sei seduto, guardi sempre fisso davanti, quindi cioè, ti basta avere una fessura così e va bene. Esatto. Grazie Nick, come sempre. Se volete farvi fare il casco da lui, sono sempre disponibile, scrivetemi per mail e non su Instagram perché mi arrivano troppi messaggi. Ah sì? Grazie. Nel dubbio comunque seguitelo su Instagram. Grazie. Questo qua, CSD Racing Design. E seguite anche me, maledetti, perché io ho 350.000 follower su YouTube e 145.000 su Instagram. Vabbè che Instagram si usa solo per la gnocca, però dai, faccio delle foto belle. Cioè faccio, me le fanno, io le metto poi, guardate qua. Questa è bella, andate a mettere like a lui e a me. Prova sedile. La difficoltà è che Master Pilot è alto 1,90. Dindo è alto un po' meno. E io sono una via di mezzo. E dobbiamo fare una posizione sedile che vada bene per tutti. Madonna. Guardate, possiamo spostarlo. Sì, si può tirare più indietro. Avanti, indietro, okay. Su e giù. Perfetto. Stupendo. Intanto briefing, piloti ci spiegano cose importanti. Amici, amici, ma oggi siamo nemici. Amici, amici, amici un cazzo. Bella lì, finito il briefing. Finalmente ci mettiamo la tuta e si parte con il weekend di gara. Per salire qua bisogna fare free climbing. Oddio. Qua siamo in cima al camion dell'hospitality, dove c'è la zona dove posso cambiarmi. E per questa gara guardate che tuta mi hanno dato. Purtroppo gliela devo ridare, però cerco di intascarmela. Sbam! Quanto è bella sta tuta! Guarda che figata! Madonna raga, quanto è bella sta tuta! No vabbè, ma io davvero non gliela ridò. Notare la banana tattica in tasca, anche perché non ceno, quindi dovrò mettere in pancia qualcosa. Macchina fa un caldo disumano. Buongiorno, perché è 1:10. Sono nell'hotel, guardate che stanza pazzesca che mi hanno dato. Vabbè, in disordine perché sono un animale però. Tutto molto bello, se non fosse che stamattina alle 9:20 si guasta l'allarme antincendio. Salta l'allarme, io giustamente dico, cazzo, va tutto a fuoco. Esco, scappo e mi trovo le donne delle pulizie che mi guardano, che stanno cambiando le coperte nelle altre camere. E dico, c'è l'incendio. No, sei guastato l'impianto. Minchia, grazie. Mezz'ora così, dove ogni 5 minuti partiva l'impianto. Mi sono rimesso a dormire ed eccoci qua, all'1:10. Anche perché ieri abbiamo finito tra una bella e l'altra all'una. Poi vuoi non uscire a bere qualcosa? Sono andato a casa alle 4. Comunque mi sono guardato l'onboard di Capello, ho capito che io non ho capito niente. Cioè io la macchina la guidavo tutta precisa, pulita, davo poco sterzo, come in formula. Mi ha messo su un board, la violenta in un modo, entra in curva tutto in sottosterzo con 180 gradi di volante. Cioè proprio la violenta lui la macchina, la violenta. Stasera in gara provo a fare così. Anche perché come esordio comunque ragazzi, cioè prendersi 2 secondi da un pilota come lui, che forse voi non avete ben chiaro di chi stiamo parlando. Cioè stiamo parlando di un Alonso, stiamo parlando di... Ma che Alonso? Stiamo parlando di un Capello, stiamo parlando di una leggenda del motorsport. Quindi subito pronti via così è un buon risultato. Oggi però quei 2 secondi devono diventare uno. Avrò 40 minuti di gara per provare a spingere sempre di più. Anche se comunque sono consapevole che essendo gara non posso far cazzate. Proviamo, 40 minuti per capire la macchina. Olè, ho parcheggiato a casa di Dio. Però devo dire che sono molto ben organizzati perché naturalmente è tutto imballato, quindi non puoi parcheggiare nel paddock. Però da qua c'è una navetta che ci porta dentro l'autodromo.
la faccia della navetta. Molto bene, intanto ho finito di mangiare, sono le 2:30. Sono tornato alla macchina perché non mi fanno mettere la telecamera sul casco. Quindi dovrò ristudiare un po' le posizioni delle telecamere. Questa qui è troppo alta, c'è lo specchietto che non fa vedere la strada, quindi devo ingegnarmi un po'. Ho quasi finito di piazzare le telecamere. Intanto il team sta facendo l'assetto sulla macchina. Stavo anche per dire, ah vedi perché ieri andavo piano, perché non frenavo. In realtà no, ho messo i dischi nuovi. Infatti dicevo, guarda come sono belli. Quindi per la gara ogni volta si cambiano dischi, pastiglie, gomme ovviamente. Si rifà l'assetto. Comunque è veramente bella. Quanto è cattiva. Adesso sessione autografi. Siamo qua sotto il palco con tutti i piloti. La gente qua intanto aspetta il video di Cremona. Esatto. Chissà come sarà andata a finire. Mi sa che quando uscirà questo video sarà già uscito il video sarà di Cremona. Sarà già uscito, quindi... però allora mi sa che saremo in procinto della seconda sfida. Della seconda sfida, esatto. E domani ci sportelliamo un po' già. Domani con un mezzo diverso però. Un mezzo molto ignorante. Vedrete tra poco. Ho l'assistente questa sera che mi farà le riprese. I am the assistant. Faccio dei b-roll della Zadon. Che casco, raga, ma qui sembri uno che fa la Formula One. The Formula One, io. Guarda che roba. Madonna. Bravo Nicolas, CSD Racing Design, che oltre ad essere un cazzone fa anche delle robe serie ogni tanto. La sera leoni, la mattina è mezzogiorno. Voi pensate che sia finito qua il mio weekend di motori? Ma invece no, perché lì dietro c'è la borsa da moto. Dov'è? Là. E adesso si va a girare in moto. Allora, non spoileriamo niente sulla gara perché deve ancora uscire il video. Però è stato divertente. È stato molto bello, anche se devo dire che... No, non posso dirlo. Non può dire, vabbè. Vabbè, intanto adesso lo sto portando alla macchina perché per questo weekend gli è andato un mezzo esagerato che voglio vedere. Audi A6 Avant 50 TD, te l'è andata per venire giù? L'è andata per venire giù? Bella, è una macchina molto comoda, ovviamente pesante, molto grande, 4,90 m di macchina, però è super comodissima. Io divento scemo per gli interni ogni volta. La solita astronave, complimenti Audi. Che tra l'altro stavo guardando che su c'hai le Pilot Sport 4S, no? Sono abbastanza simili, tra l'altro anche le gomme che abbiamo usato chiaramente hanno due scopi progettuali diversi. Questa è fatta per darti performance che però dura nel tempo. Sì, io l'ho provata in pista, era una bomba, per strada come sono? Allora, in pista vanno forte perché si avvicinano molto al cap vecchio. Sì. Mettiamola così, cap nuovo è un'altra roba. Per strada vanno molto bene, ti danno un bel appoggio anche in autostrada, sai, nei curvoni. E devo dire che anche nel misto stretto permettono a una macchina come questa qua di essere veramente molto agile. E poi hanno una durata notevole, sì, perché durano il 20-30% in più rispetto a quello che può durare un'altra gomma. Che figa è la finitura? Hai visto? Qua ci hanno messo il vellutino. Prova a toccarlo. Ma no, è velluto, veramente. Ma è pazzesco. Ma ridere anche la scritta, vedi? È scritta Pilot Sport in vellutino. No, raga, sto vellutino è... è bellissimo. Voglio portarmela a casa. Wow. Veramente, taglia qua, Michelin. Bellissimo. Boh, Amy, io adesso vado a metterla tutta da moto e vado a farmi male col motardo. Ma che culo, vengo anch'io. Vieni. Dopo adesso ci penso. È stata una figata pazzesca, grazie davvero. È stato bellissimo, grazie. Grazie di averci seguito. Andate a guardare il suo canale, l'ho linkato qui sotto. Il suo anche, ovviamente. Basta, ciao, grazie. Io sto valutando se far finta di aver dimenticato qualcosa a casa e non girare. Perché fa un caldo. Ma un caldo. Che l'idea di mettermi la tuta mi viene male. Che cacchio di caldo fa? Sono già sudato per metterla, non ce la faccio più, sto morendo. Ma tu c'hai sotto tuta pesante? C'ho questo. Te hai dei problemi? Questo c'ho io, a me non... Fa un caldo della madonna. Mi aiuti a trovare la voglia di vestirmi? Ah, la voglia te la do. Dopo ci buttiamo in acqua, che c'è il mare vicino. Bomba. We'll be right back.
Ciao.